Buongiorno, l'udienza è aperta. C'è innanzitutto un ricordo del presidente emerito Pieralberto Capotosti. È stato professore, avvocato, giudice, uomo delle istituzioni, pubblicista. Si laureò con Crisafulli, fu assistente di Lavagna, ha insegnato diritto costituzionale a Macerata, poi come ordinario istituzione di diritto pubblico a Siena, diritto regionale e ancora diritto pubblico a Tor Vergata. Dal 91 è stato professore ordinario di istituzione di diritto pubblico e scienze politiche della Sapienza. Membro dell'Associazione Italiana Costituzionalisti e componente del Comitato Scientifico della rivista Giurisprudenza Costituzionale. Le numerose pubblicazioni scientifiche di cui è autore toccano fra i tanti temi, soprattutto importanti filoni di ricerca quali la forma di governo, la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e il sistema delle fonti. Nell'ambito di questa ricca produzione vanno segnalati in primo luogo i numerosi e importanti studi in materia di governo che culminano nella monografia del 75 su accordi di governo e Presidente del Consiglio, in cui si analizzano i molteplici problemi della governabilità in un'ottica attenta anche ai mutamenti dei dati sociopolitici. Di queste problematiche egli dà successivamente conto anche nelle rilevanti voci dell'Enciclopedia Giuridica Treccani, quelle in particolare sul governo e sul Presidente del Consiglio. Il secondo filone di ricerca, che culmina con la monografia sulla riserva statale nell'attività radiotelevisiva, riguarda i diversi profili della disciplina giuridica del servizio radiotelevisivo, con una speciale attenzione alla giurisprudenza costituzionale. Sempre in tale ottica, del resto, vanno inquadrati anche i suoi studi in materia regionale, diretti ad una più precisa definizione del modello di regionalismo italiano. Mi piace ricordare al riguardo il saggio sulla Conferenza Stato-Regioni del 1987. Si possono ricordare altresì i suoi contributi su diversi profili della giustizia costituzionale, particolarmente attenti anche alle incidenze sul sistema delle fonti. Infine, la sua costante attenzione va segnalata ai vari problemi della riforma delle istituzioni, come testimoniato in modo emblematico dal volume Il cittadino come arbitro, curato con Roberto Ruffilli e pubblicato pochi giorni prima che quest'ultimo cadesse vittima dell'attentato criminale. Avvocato amministrativista, è stato componente della Commissione Nazionale per l'Accesso ai Documenti Amministrativi e ha fatto parte di numerose commissioni ministeriali di studio, tra cui in particolare quella sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, sulla disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla modernizzazione delle istituzioni, sui procedimenti per la delegificazione. Nel 1994 è stato eletto Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, carica che ha ricoperto con grande equilibrio e autorevolezza fino alla nomina a giudice della Corte Costituzionale. Nominato giudice dal Presidente della Repubblica, è stato fino al 6 novembre 1996, Presidente dal marzo al novembre del 2005. È certo che il segno lasciato nella vita della Corte da un giudice costituzionale non si risolve nelle sentenze redatte. E questo infatti un indice che da un lato non tiene conto dell'apporto spesso decisivo offerto da ciascun giudice in Camera di Consiglio nella decisione delle questioni affidate ad altri relatori o anche in sede di lettura delle sentenze, e che dall'altro finisce con lo svalutare il senso della collegialità propria di tutte le decisioni della Corte. Volendo perciò in qualche modo individuare lo specifico
che Piero Alberto Capotosti ha dato in quegli anni all'attività della Corte Costituzionale non si può prescindere dal far riferimento alla peculiare sensibilità espressa nei confronti del problema dell'equilibrio tra i poteri e tra le istituzioni, che in lui si è tradotta prima di tutto in costante attenzione al rigoroso rispetto dei limiti propri della giurisdizione di legittimità costituzionale e specularmente delle prerogative spettanti al legislatore. È questa attenzione all'equilibrio tra le istituzioni che ha anche permeato e caratterizzato il suo approccio alla tematica a lui particolarmente cara dell'ordinamento regionale e del nuovo assetto di competenze realizzato con la riforma del Titolo V, oggetto di numerose pronunce attraverso le quali la Corte ha proceduto alla complessa opera di identificazione dell'esatto contenuto delle nuove norme costituzionali e dei principi con esse posti. Si può quindi dire che Piero Alberto Capotosti appartiene a quella grande tradizione accademica italiana che si è caratterizzata per aver felicemente coniugato l'attività professionale con quella scientifica e a quest'ultima con la prima, dando in tal modo un apporto decisivo alla razionale ed equilibrata ricostruzione del sistema. Ricordiamo anche alcune principali sentenze delle quali Capotosti è stato estensore. Ricordo ad esempio per la rilevanza delle questioni trattate e per l'esemplare rigore logico dell'esposizione la 372 del 2004, con fondamentali punti fermi in tema di statuti regionali. Si ricorderà che con tale sentenza la Corte, tra l'altro, ha precisato che lo statuto delle regioni ordinarie può ospitare, oltre a contenuti necessari, anche altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indicano aree di prioritario intervento politico o legislativo, precisandone valore ed efficacia. Sempre nel quadro della complessa opera di ricostruzione dell'ordinamento regionale realizzata con la riforma del Titolo V, non possono essere dimenticate, ma le indico a titolo meramente semplificativo, la 280 del 2004 sulla delega prevista dalla legge 131 del 2003 in tema di ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, la 272 dello stesso anno con la quale sono stati identificati i confini delle competenze dello Stato e delle Regioni in un settore nevralgico, quale è quello dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la 407 del 2002, nella quale è stato enunciato l'importante principio secondo cui non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma del nuovo articolo 117 possono in quanto tali configurarsi come materie in senso stretto, poiché in alcuni casi si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. E la 26 del 2004, che ha sciolto il nodo posto dalla distinzione tra attività di gestione, tutela o valorizzazione dei beni culturali al fine del riparto tra competenze statali e regionali. Ma l'apporto di Piero Alberto Capotosti alla giurisprudenza della Corte non si è certo esplicato solamente nella materia dell'ordinamento regionale. Ricordo il contributo da lui fornito a quella che può definirsi l'opera di sistemazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento, attraverso la precisazione in particolare del concetto di nesso funzionale. Un altro dei temi su quali Piero Alberto Capotosti ha maggiormente profuso il suo impegno è sicuramente quello relativo alla disciplina degli organi giurisdizionali, il valore dell'imparzialità della giurisdizione nel suo necessario bilanciamento con i principi pure di rango costituzionale della prontezza ed efficienza della funzione giurisdizionale rappresentano il filo conduttore di una serie di importanti pronunce della Corte delle quali Piero Alberto Capotosti è stato estensore. Sulla composizione del CSM, la sostituzione dei membri effettivi del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e la composizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Occorre anche ricordare la particolare attenzione da lui rivolta alla tutela del diritto alla salute, con varie importanti sentenze, nelle quali si individuano i limiti oltre i quali non è ammissibile
la compressione di tale diritto, pur tenendo conto delle esigenze di bilanciamento con altri valori pure costituzionalmente garantiti. Ma non si possono non ricordare le doti umane di Piero Alberto Capotosti, soprattutto quale presidente, il garbo nel trattare con i colleghi, la fermezza nel difendere le sue convinzioni, ma anche l'apertura al dialogo e al confronto. In breve, l'onestà intellettuale. Queste doti hanno sempre ispirato la sua guida nella discussione nella Camera di Consiglio, una guida tesa a garantire il più ampio ma sereno ed approfondito dibattito e preoccupata soprattutto che la Corte osservasse scrupolosamente i confini dei suoi compiti senza interferire nelle attribuzioni degli altri organi costituzionali. Cessato dal mandato è rientrato nella Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Si è dedicato alla libera professione e ad un'intensa attività di opinionista su diversi mezzi di informazione. Ci ha lasciato nel pieno della sua attività lavorativa e del suo impegno in difesa delle istituzioni. Chi ha conosciuto Piero Alberto ha potuto conoscere un uomo che ha sempre conservato una condotta pubblica estremamente riservata e schiva, unita però ad una volontà incrollabile nel perseguimento dei fini dell'azione. La tensione continua della ricerca dell'equilibrio in tutte le cose lo conduceva alla pretesa che equilibrata fosse in primo luogo la condotta delle istituzioni alle quali aveva dedicato una parte così grande della sua vita. Ha chiesto di parlare l'avvocato del Libero Foro, il professor Pace. Grazie, Presidente. Per poter adeguatamente ricordare il professor Piero Alberto Capotosti in quest'Aula, che lo ha avuto protagonista come attento giudice costituzionale, autorevole presidente anche come avvocato, ho riletto taluni dei suoi contributi scientifici e talune sentenze di cui egli era stato redattore. Ma l'ho fatto non tanto, e questo potrà meravigliare per preparare questo breve mio intervento, ma per sintonizzarmi col pensiero di Piero Alberto, in quel rapporto spirituale così ben espresso da Carlo Esposito in una pagina indimenticabile della sua Prolusione Romana, laddove sottolineava che il senso profondo della proclamazione costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sta nella possibilità che l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente insieme a lui operare, i vivi con i vivi e i morti con i vivi. Leggere gli scritti del professor Capotosti, direi leggere gli scritti di Piero, se mi consentite, come ho fatto in questi ultimi giorni, è stato quindi come riascoltarne la voce col suo accento lievemente marchigiano, frammezzato da risatine smitizzanti. Piero Alberto possedeva infatti, insieme col senso dell'umorismo, quello dell'autoironia, una qualità importante soprattutto per quanti abbiano avuto successo in incarichi istituzionali o nella libera professione, perché evita di sentirsi e di agire come un grand'uomo, come diceva in napoletano il mio maestro Esposito. La carriera scientifica del professor Capotosti è stata ricordata dal Presidente, è inutile che la stia qui a riepilogare. Nel breve tempo concessomi non ho potuto leggere o rileggere tutte le sue opere, ho però riletto taluni suoi scritti. La nota del 1968, che peraltro ricordavo, Profili costituzionali della responsabilità dei magistrati, nella quale negava l'applicabilità diretta e integrale dell'articolo 28 ai magistrati. La nota del 1974, Reviviscenza delle norme abrogate e dichiarazione di legittimità conseguenziale, nella quale evidenziava i pericoli di una reviviscenza irrispettosa dei limiti del petitum dell'ordinanza di rinvio. Le voci Presidente del Consiglio dei Ministri dell'86 e Governo del 1988, che si ricollegano al volume Accordi di Governo ricordato dal Presidente, e poi, conoscendolo bene,
Ho appena scorso il volume Problemi della riserva statale sull'attività radiotelevisiva del 79, nel quale enunciava il principio di concessione, poi fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale. Ancora, il saggio Tendenze alla negoziazione degli interessi tra amministrazione e privati e principio di legalità del 92, nel quale, a fronte dei crisi del principio di legalità, sosteneva la pervasività del principio di ragionevolezza in tutte le articolazioni della pubblica amministrazione. Ancora, l'intervento al convegno dell'AIC del 2002 sulle politiche della sicurezza, i nuovi equilibri tra Parlamento e Governo, nel quale Piero sottolineava con buona pace di quanti sostengono che il Governo italiano non avrebbe poteri, la restrizione ai minimi termini dell'intervento parlamentare ex articolo 78 della Costituzione. Infine, ho riletto l'intervento al dibattito sulla sentenza numero 1 del 2014, ben nota a questa Corte, firmata dal Presidente, pubblicata nella rivista Giurisprudenza Costituzionale, che merita un accenno appena un po' più approfondito, data la sua attualità. In esso, Pier Alberto Capotosti, da un lato, sosteneva, alla luce di quell'importante sentenza, l'incostituzionalità del cosiddetto Italicum, tuttora in gestazione. Dall'altro, giustamente, ancorché retoricamente, si chiedeva, virgolette, come il Parlamento attuale, composto secondo norme che consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'Assemblea parlamentare, possa non solo durare fino alla scadenza del 2018, ma addirittura porre in essere revisioni costituzionali epocali. Non pretendo di dire nulla di nuovo, soprattutto dopo quanto ci ha detto il Presidente, se osservo come sin dai primi scritti la produzione scientifica del professor Capotosti sia stata caratterizzata da eccezionale chiarezza argomentativa e da un'apprezzabilissima sensibilità per il dato storico, per cui la sua attenzione al dato normativo non era mai disgiunta dalla considerazione della prassi e delle consuetudini. Pier Alberto Capotosti è stato un giurista concreto negli approcci interpretativi con una solida preparazione dogmatica. Di qui la sua preoccupazione per quelle che avrebbero potuto essere le non meditate conseguenze della tesi di volta in volta in discussione. Ciò non di meno, le tesi che egli non riteneva di condividere venivano da lui esposte e criticate con un garbo che risentiva dello stile di Vezio Crisafulli, il suo primo maestro. Queste caratteristiche argomentative le si ritrovano nelle molte decisioni della Corte Costituzionale di cui Capotosti è stato redattore. Mi limito a ricordarne alcune. La 282 del 2002 in tema di radiotelevisione, in cui riprende i temi del libro, la 372 del 2004, nella quale la Corte ha sottolineato come lo Statuto delle Regioni Ordinarie possa ospitare altri contenuti oltre quelle costituzionalmente necessari, l'ha ricordato anche il Presidente, la 173 del 2005, nella quale la Corte ha ribadito che il principio dell'eguaglianza del diritto di voto non attiene ai momenti precedenti l'espressione del voto stesso. Le molte importanti sentenze in materie regionali, tra le quali la 272 del 2004, nella quale venivano identificati i confini delle competenze dello Stato e delle Regioni nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica, e la 280 del 2004 in tema di ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. Ricordo poi l'importantissima sentenza numero 11 del 2000, che insieme alla sentenza gemella 10 del 2000, redattore Valerio Nida, rovesciò la precedente, troppo largheggiante interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione, sottolineando l'ineliminabilità del nesso funzionale perché le opinioni espresse dai parlamentari possano ritenersi insindacabili. Ricordo infine le sentenze in materia di ordinamento giurisdizionale, a lui assai care. La 305 del 2002, sulla sostituzione dei membri effettivi del Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche nei casi di assenzione obbligatoria o legittimo impedimento. La 202 del 2003, relativa
alla composizione della sezione disciplinare del CSM, la 316 del 2004 relativa alla composizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Mi fermo qui, pur sapendo che molte altre sono le sentenze che meriterebbero di essere ricordate. Non posso però concludere senza ricordare l'importanza politica dei suoi commenti sull'attualità costituzionale che, salvo il periodo passato alla Corte, da anni e anni egli redigeva per il quotidiano Il Messaggero. Anche per questo, ma non solo per questo, la scomparsa di Piero Alberto Capotosti lascia un vuoto incolmabile non solo per i suoi parenti ed amici. E con profonda commozione e viva partecipazione al dolore della famiglia e delle istituzioni che a nome dell'Avvocatura dello Stato e mio personale mi accingo a ricordare la eminente figura del professor Pier Alberto Capotosti a così breve distanza di tempo dalla sua improvvisa e prematura scomparsa nel mese di agosto scorso. Anche io non ripercorrerò le tappe della sua prestigiosa carriera universitaria e di giudice e presidente della Corte, non solo perché l'hanno già fatto in modo esaustivo chi mi ha preceduto, ma anche perché è fin troppo nota a tutti l'elevatezza della sua statura accademica e di giurista. Desidero invece ricordare il suo illuminato impegno di tecnico nella politica, la sua collaborazione espressa perciò ai più alti livelli di riflessione sulle questioni ordinamentali che si sono sempre coniugati in modo felice con l'elaborazione scientifica e l'impegno intellettuale, come appunto anche il professor Pace prima ricordava. Gli incarichi istituzionali ricoperti di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura prima e di presidente della Corte Costituzionale poi sono stati la tangibile e perenne testimonianza della sua sensibilità politica correlata all'esperienza e alla competenza dell'eminente costituzionalista, che si sono fuse realizzando un eccezionale e prezioso equilibrio intellettuale. Ho avuto ripetutamente il privilegio di conoscere e frequentare il professor Capotosti e di scambiare con lui riflessione sui grandi temi istituzionali e politici. E la signora che è qui presente, ci vedevamo spesso di domenica a pranzo e queste, sono rimasto sempre colpito dal fatto che con la sua mente di giurista equilibrata esaminava i problemi istituzionali di quel momento in tutti i suoi aspetti fino a comporre un quadro di riferimento sempre chiaro, equilibrato, completo e dettagliato. Al presidente Capotosti va il mio ricordo commosso e alla moglie e alla famiglia il più sentito cordoglio.